Luca Silanovic, allenatore del Saluzzo, dopo il bel poker del Saluzzo con l'Atletico Torino. Allora, 3 punti importanti per continuare un inizio di stagione che finora è stato molto molto buono. Sì, l'importante era dare continuità al risultato di domenica scorsa. Abbiamo vinto la prima in casa, ci siamo sbloccati anche sul nostro terreno di gioco. 6 punti in 2 gare sono un buon inizio di stagione. Dovevamo anche voltare pagina rispetto alla Coppa, alla sconfitta di mercoledì. La partita di oggi è stata affrontata nella maniera giusta, secondo il mio punto di vista. L'Atletico Torino è arrivato in casa nostra cercando di fare anche la sua partita. All'inizio anche hanno avuto un paio di occasioni, poi trovando il vantaggio alla mezz'ora del primo tempo, la partita poi è stata in discesa. Siamo riusciti a portarla a casa senza grossi problemi, diciamo. Una volta sbloccata, infatti, quelle occasioni sono arrivate anche molto più facilmente. Il risultato forse anche un po' rotondo, ma nel secondo tempo praticamente abbiamo meritato ampiamente il successo. Ecco, a che punto a livello anche di preparazione, a livello fisico, il cammino di questo Saluzzo? Perché siamo nelle prime battute della stagione. Oggi un buon segnale aver visto anche la squadra in crescendo nel finale di partita. Sì, siamo all'inizio, quindi sicuramente la condizione andrà migliorando di settimana in settimana. Oggi poi c'era anche un gran caldo, quindi in effetti non era così semplice affrontare la partita su alti ritmi e alti livelli. Sicuramente strada facendo riusciremo ancora a mettere nelle gambe dei ragazzi una continuità di prestazioni, migliorando anche il gioco nella velocità e quindi secondo me saremo anche più sciolti nel svolgere la nostra manovra offensiva.